Fammi indovinare, tutti i tuoi amici, parenti e pure il tuo carissimo gatto sono imbottiti di Pokémon cromatici e tu devi ancora capire come diavolo si faccia a ottenerne così tanti su Pokémon Scarlatto e Violetto. Ecco, hai trovato il video giusto. Adesso te lo spiego io. Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul, benvenuti nel mio vivaio di Pokémon Shiny. Non so perché, ma nella squadra di oggi ho deciso di includere praticamente solo uccelli. E vi do il benvenuto a questa guida completa al primo e più semplice metodo di ottenimento di Pokémon Shiny o cromatici su Pokémon Scarlatto e Violetto. Preparatevi perché oggi vi spiegherò, e no, non è assolutamente una frase clickbait, come ottenere un Pokémon Shiny in massimo mezz'ora, e in questa mezz'ora ci includo l'intero procedimento, da quando iniziamo a pianificare la cattura a quando il vostro meraviglioso Pokémon sbrilluccicoso entrerà nella vostra sfera Poké. Velocissima premessa a questo video, così non vi tedio più tardi. Se volete continuare a seguire i miei contenuti sia a tema Pokémon che non, e già ne trovate qui sul mio canale YouTube, iscrivetevi, azione super gratuita che mi aiuta tantissimo a espandermi su questa piattaforma, e mi raccomando, venite a seguirmi anche sul sito Viola, quello delle live, dove ho portato una tonnellata di Pokémon e dove continuerò a farlo. Lì tra l'altro potrete seguire tutte le mie varie cacce agli shiny, anche perché il mio obiettivo è quello di completare il Pokédex di Scarlatto e Violetto, il Pokédex di Paldea, e magari di ottenere anche tutti gli esemplari presenti in versione cromatica. Detto questo, direi che possiamo iniziare con la guida, e questa guida si articolerà in 3 punti, e questi punti in tutto vi prenderanno massimo mezz'ora, ma forse anche meno. L'obiettivo della guida è di ottenere almeno un Pokémon cromatico in questa mezz'ora, senza utilizzare il Chroma Amuleto e senza aver necessariamente bisogno dei raid a 6 stelle. Iniziamo con la guida, direi che sia ora, quindi chiedo ai miei carissimi di svegliarsi. Sveglia, sveglia, che qui abbiamo da lavorare. Sveglia Bravery, sveglia Espatra, sveglia Altaria, che qua abbiamo un bel po' di shiny da catturare. Ah, a proposito, in questo video vedrete in diretta la cattura di non uno, ma ben 2 shiny con questo metodo, quindi va bene le mie parole, ma vi darò anche la prova pratica. Iniziamo. Il primo passaggio di questo metodo infallibile per accaparrarvi dei Pokémon cromatici è il passaggio che dà anche il nome al metodo stesso, ovvero dobbiamo procacciarci delle spezie, anche note in inglese con il nome di erba mistica. Il metodo che vi spiegherò in questo video è infatti legato alle orde e più nello specifico all'utilizzo di speciali panini farciti con queste spezie che aumenteranno le nostre probabilità di trovare dei Pokémon cromatici e andranno effettivamente a sostituire l'effetto del Chroma Amuleto. Il Chroma Amuleto è un oggetto che si ottiene una volta completato l'intero Pokédex di Paldea e che va ad aumentare le nostre probabilità di ottenere Pokémon cromatici, ma nel caso in cui non siate ancora arrivati a quel punto del gioco in cui il vostro Pokédex sia completo, il metodo che vi spiego oggi può essere un ottimo sostituto. Allora, come si ottengono le spezie? Innanzitutto ve le faccio vedere. Andiamo nella mia borsa, andiamo nella zona dedicata agli ingredienti per i picnic, e come vedete gli ingredienti sono questi. Si chiamano spezie, c'è la parola spezie, poi c'è una descrizione. In questo caso mi rimangono 2 copie della spezia nascosta salata. Le spezie possono avere vari sapori, possono essere aspre, possono essere dolci, possono essere pepate, e vengono droppate, cioè le possiamo ottenere sconfiggendo determinati Pokémon all'interno del sistema raid del gioco, del sistema dei Terra Raid. Come si accede ai Terra Raid? Prima di tutto dovete connettervi a internet e lo fate comodamente da questo menu. Una volta fatto l'accesso a internet, ecco qua, verrà salvato automaticamente il gioco e apparirà collegamento a internet stabilito. Entrate in Poképortale e qui avete il menu chiamato Raid Terra Crystal. Voi accedete a questo menu e vedrete una lista di raid pubblici creati da altri giocatori di Pokémon ai quali potrete accedere. Ora, noi dobbiamo scegliere determinati Pokémon, perché queste spezie non vengono droppate da tutti i Pokémon in assoluto, ma solo da alcuni. La lista che vi faccio apparire adesso in schermo è una lista di 8 Pokémon particolari, che escono ovviamente come raid a 5 stelle, che hanno l'80% di probabilità di darvi una di queste spezie. Ora,
io allego alla lista dei Pokémon che al momento sinceramente non ricordo, mi ricordo che c'è l'evoluzione del delfino, c'è Glalie, c'è Gengar, allego anche la foto di un raid che ho fatto contro un Glalie, è per questo che mi ricordavo il suo nome, e vi faccio vedere quante erbe ho droppato in un giro solo. State vedendo bene, questa foto è reale, viene dal mio gioco. Potete droppare anche 4-5, è capitato anche di 6 drop in una volta di erbe, di spezie nascoste. E capite bene che se ne bastano 2 per ottenere almeno uno shiny. Vi conviene trovare questi Pokémon qua. Ce ne sono anche altri che droppano le spezie, ma questi altri Pokémon hanno solo il 20%, quindi non ve li cito nemmeno in questo video, voi andate direttamente a cercare questi 8. Anche perché gli 8 che vi sto mettendo in schermo adesso vi faranno risparmiare davvero tanto tempo, perché il sistema dei raid purtroppo non è ottimizzato esattamente benissimo, quindi piuttosto che stare a impazzire per buttare giù un Pokémon che ha solo il 20% di darvi il vostro obiettivo, cercate questi e all'80% dei casi racimolate un sacco di erbe. Non dovrebbe essere particolarmente difficile, la parte difficile ovviamente è trovarli, perché parliamo di un pool molto ristretto di Pokémon. Poi vi apro anche una piccola parentesi sui raid a 6 stelle, anche perché in questo momento in schermata è apparso Gengar, e Gengar sia a 5 stelle che a 6 stelle è uno dei Pokémon che ha l'80% di probabilità di darvi una di queste spezie. Chiudo subito la parentesi dei raid a 6 stelle per un motivo su tutti. I raid a 6 stelle non convengono mai di più dei raid a 5 stelle, perché esistono Pokémon anche nei raid a 6 stelle che hanno più probabilità di droppare delle spezie nascoste, ma la probabilità è sempre all'80%, la stessa rispetto ai raid a 5 stelle. Con la piccola differenza che i raid a 6 stelle sono difficili e quindi nella maggior parte dei casi, soprattutto se avete dei compagni di squadra che non sono, diciamo, fortissimi e che non hanno esattamente scelto il Pokémon giusto, perderete, e perderete non solo erbe ma anche tempo. Quindi mio consiglio personale: concentratevi solo su di loro. Una volta ottenute 2 copie di qualsiasi tipo di spezia, il primo passaggio è completato. Abbiamo ottenuto le spezie e adesso dobbiamo preparare la caccia. Il passaggio numero 2 prevede di procacciarci gli ingredienti che ci permetteranno di creare un panino cromatico, e i panini cromatici aumentano le probabilità di ottenere Pokémon shiny, cioè cromatici. Come si fanno questi panini? Allora, innanzitutto dovete comprare gli ingredienti. Vi faccio vedere i 2 luoghi sulla mappa dove troverete tutti gli ingredienti che vi servono. Il primo è il mercato del pesce di Marinada. Lo chiamo mercato del pesce perché mi ricorda moltissimo il mercato, se non mi sbaglio, di Barcellona. In ogni caso, volate qui a Marinada e nella zona del mercato potrete acquistare tutto quello che volete. Ci sono un sacco di ingredienti anche rari, vi faccio vedere chi è il tizio che ve li vende, e questi ingredienti vi serviranno per fare i panini. Eccoci qua, dobbiamo andare da quello là, quello con la camicia verde pisello, questo qua. Questo tizio vi vende, come vedete, pancetta rosolata, chorizo rosolato, prosciutto crudo, che è un ingrediente importantissimo, avocado, cetriolo, cipolla, filetto affumicato. Vi vende un sacco di roba, i peperoni che sono fondamentali. Vi vende un sacco di ingredienti per fare i panini. E lui è uno dei 2 che dobbiamo tenere come punto di riferimento. Tutti gli ingredienti che lui non ha, ce li ha invece il negozio della città dove c'è la VTuber. Aspettate che la trovo, dovrebbe essere qui da qualche parte. Eccola qua, Leudapoli. Volate a Leudapoli settentrionale, volate qua, e vi trovate subito nei pressi del secondo negozio dove dovete comprare i vostri ingredienti. Vi sto facendo vedere tutto passo per passo così non sbagliate. Arrivate in questa zona qui, salite sul vostro Coraidon, Miraidon o chi volete se non andate a piedi, e raggiungete questo negozio qua. Trovate la mamma col bimbo davanti, qua ci sono dei peperoni, entrate e in questo negozio trovate, al mercatodo, trovate tutti gli ingredienti che non sono presenti a Marinada, roba come lattuga, pomodoro, cipolla, prosciutto cotto, formaggio cremoso. Qui c'è anche il surimi di Clove che serve per fare i panini di ghiaccio, cromatici di ghiaccio. Voi adesso qui non lo leggete, leggetelo qua,
nella parte a destra, perché c'è la mia webcam che copre l'immagine, trovate anche il tofu, vi serve anche il tofu, il wasabi, insomma anche qui ci sono degli ingredienti abbastanza rari. Io con questi due negozi riesco a produrre i panini di tutti i tipi esistenti di Pokémon, quindi vi dovrebbero bastare. Una volta ottenuti gli ingredienti dei panini, bisogna fare il panino. Ma prima di fare il panino, selezioniamo il Pokémon che ci interessa cacciare. Per selezionare il suddetto Pokémon bisogna accedere alla mappa di gioco e andare a controllare quali sono i Pokémon che in questo momento sono in orda. Vi faccio un esempio, qui c'è un'orda di Drifblim, cioè avrete un alto numero di Drifblim tutti raccolti. Le orde le riconoscete perché hanno quel simbolo rosa che brilla. Il simbolo rosa si vede bene in questo caso perché qui vedete dove c'è il punto interrogativo? C'è l'orda di un Pokémon che io non ho ancora registrato sul Pokédex. Al momento tra quelli conosciuti c'è Drifblim, qui c'è Dragalge, non so perché mi veniva in mente solo Skrelp, che però è la sua pre-evoluzione, e se continuate a girare per la mappa troverete tante altre orde. Le orde sono personali di ogni giocatore, quindi voi non avrete sicuramente oggi le mie stesse orde. Qui c'è Ghastly, scegliete l'orda del Pokémon che più vi interessa e quel Pokémon lì sarà il Pokémon che andremo a cercare shiny. Adesso faccio un veloce cambio di scena e vi mostro l'orda su cui lavoreremo in questo video, che è un'orda di Rufflet che ho scoperto qualche giorno fa e ho deciso di registrare in toto i vari passaggi che mi hanno portata a trovare non solo uno ma ben due esemplari di Shiny Rufflet. Il primo passaggio è ovviamente quello di recarsi sul luogo. Vi recate nella zona in cui l'orda è presente e andate a esplorare un po' la zona. Vi dico che dovete esplorare perché è importante che nella zona che scegliete sia possibile fare un picnic. Il picnic è una modalità di gioco che vi permette di piazzare il vostro tavolino e liberare i vostri Pokémon, e questa modalità ci servirà per andare a resettare i Pokémon presenti nella zona. Resetteremo sino a quando non troveremo una shiny. Per poter fare un picnic è necessario che il terreno sia piano e senza ostacoli. Nel caso di questa orda di Rufflet, come vedete, il terreno è perfetto perché siamo in mezzo al deserto e quindi non è per niente difficile trovare una zona piana e senza ostacoli. Allora, adesso vi metto in schermo un file utilissimo che ho trovato su internet, non l'ho realizzato io, viene proposto da numerosi altri content creator, vi metto direttamente il file intero così potete vedere anche il nome del creatore, e questo file vi fa vedere tutte le ricette per poter realizzare un panino. Nel caso di Rufflet io ho deciso di realizzare un panino cromatico di tipo volante, cioè che mi permetta di avere possibilità aumentate di trovare Pokémon volanti cromatici. Ho scelto questo panino perché Rufflet è di tipo normale volante e perché non ci sono altri Pokémon volanti nei paraggi e quindi ho il 100% di probabilità di beccare proprio lui. Come vedete gli ingredienti sono due pezzi di prosciutto crudo, un pezzo di cipolla e un pezzo di peperone giallo, peperone verde e peperone rosso. Una volta presenti nel vostro inventario questi ingredienti, è il momento di iniziare con la caccia. Come si cacciano i Pokémon cromatici utilizzando il sistema delle orde? È molto semplice. Dovete utilizzare il combattimento su mappa e uccidere 60 Rufflet. Avete capito bene? Lasciate il vostro Pokémon principale libero di scorazzare per la mappa e fategli uccidere 60 esemplari del Pokémon dell'orda. Tenete ovviamente il conto, sappiate che non devono essere 60 precisi. Io solitamente ne abbatto dai 65 ai 68, 70, per essere sicura, di solito mi fermo a 65. Non preoccupatevi dei messaggi che appariranno in schermo e che vi diranno che l'orda sta piano piano diminuendo in termini di numero, perché tanto con il panino la andremo a rimpinguare noi e quindi appariranno comunque più esemplari, in questo caso di Rufflet. Una volta abbattuti 60-65 Rufflet, sarete pronti a preparare il panino. Ora però, procedimento importantissimo, mi raccomando non dimenticatevi, appena avete finito di battere i Rufflet dovete togliere il salvataggio automatico. Lo trovate qui nel menu, da sì passate a no, spingete ok e in questo modo, nel caso in cui la vostra caccia allo Shiny Rufflet dovesse fallire, spegnete la console
e ricominciate senza aver sprecato le vostre spezie. Mi raccomando ragazzi, non sprecate le spezie, perché già è difficile trovarle, e utilizzarle per poi non trovare lo shiny che ci interessa è davvero uno spreco enorme. Quindi togliete l'autosalvataggio, salvate in questo momento il gioco, vi trovate nella zona della vostra orde, avete già battuto 60 esemplari, ecco, questo è il momento di salvare. Una volta fatto ciò, aprite il menu, selezionate il picnic e adesso realizzate il panino. Vi faccio vedere come ho realizzato il mio panino volante. State attenti a posizionare per bene gli ingredienti sul panino, mi raccomando. Scegliete gli ingredienti utilizzando la lista che vi ho fornito in questo video e una volta che avrete completato la creazione del vostro meraviglioso panino, dovrebbe apparire in alto a destra un elenco di caratteristiche, un elenco di potenziatori che questo panino fornisce al vostro personaggio, ed è importante che ci sia potere cromatico 2 punti, il tipo che avete scelto. Nel mio caso, come vedete, è apparso potere cromatico volante di livello 3, il che significa che il panino è stato realizzato correttamente e che quindi possiamo procedere con la caccia al nostro shiny. Adesso è arrivato il momento di rispondere alla domanda che sicuramente vi sarete fatti. Ma perché devo abbattere 60 esemplari del Pokémon che mi interessa? La risposta è presto detta, perché una volta battuti almeno 60 esemplari, le probabilità di trovare uno di quei Pokémon shiny aumentano. Andiamo a sommarci l'effetto del nostro panino e avremo circa una probabilità su 200 di trovare uno dei Pokémon di questa orda cromatici. 1 su 200 vi sembrerà un numero grandissimo e invece vi garantisco che è un nulla. Anche perché cosa dovete fare adesso? Finite il picnic, andate a controllare i Pokémon dell'orda che sono spuntati, ovviamente date il tempo alla Switch di caricare tutti i vari esemplari, e nel caso in cui non dovesse esserci lo shiny, rifate il picnic, uscite dal picnic e cercate di nuovo. E questo procedimento va fatto sino a quando non uscirà il nostro shiny, poiché ogni volta che attiviamo il picnic facciamo resettare tutti i Pokémon della zona, e il reset andrà a cambiare i loro valori personali, tra i quali c'è anche quello che ci indica se il Pokémon è shiny o no. Qualche avvertenza sui Pokémon cromatici o shiny. Non vedrete le stelline sulla mappa, purtroppo questa funzione è stata tolta rispetto a Pokémon Arceus, che invece ce l'aveva, e quindi tenete gli occhi bene aperti perché dovete individuare lo shiny sulla mappa. Ovviamente vi consiglio di andare a vedere in anticipo che tipo di shiny cercate. Nel caso di Rufflet, i Rufflet normali sono blu, mentre Rufflet cromatico, Rufflet shiny, è marroncino, ha un bel color terracotta. Anzi, più che terracotta è sabbia, è un bell'uccelletto sabbiato, ed è esattamente ciò che voglio individuare. Chiaramente, essendo in un deserto, punto molto sull'accostamento cromatico. Se vedo un Rufflet che mi sembra si integri un po' troppo nella sabbia, vorrà dire che è marrone e non è blu. Quindi questo è, nel mio caso, uno shiny che non dovrebbe essere così difficile da catturare. Io ho fatto delle cacce agli shiny molto più ostiche di questa. Nel caso di questo video vi propongo un Pokémon, diciamo, di grado di difficoltà facile. Poi consiglio anche a voi, soprattutto se siete agli inizi, di scegliere degli shiny che si vedono bene, tipo Psyduck che diventa verde, no? Un bello Psyduck verde lo vedete facilmente, ed è più semplice magari di un Ghastly. Ghastly cambia leggermente la tonalità di viola, quindi non è così facile come Psyduck. Poi scegliete in base alle vostre preferenze, ma vi dico che nel caso di Rufflet ho optato per una caccia abbastanza semplice. E niente, il panino cromatico ha una durata di mezz'ora, ma vi posso garantire che mezz'ora sarà una quantità di tempo ben superiore a quella che ci servirà per ottenere il nostro shiny. Adesso vi faccio vedere una parte di video che corrisponde circa a 8 minuti dall'inizio di questa caccia, 8 minuti da quando ho iniziato a setacciare i Rufflet e a usare il picnic per continuare a resettarli, e vi faccio vedere che cosa è successo. Ed eccolo qua, il nostro bel pulcinetto shiny, che per fortuna sono riuscita a individuare nonostante i suoi esemplari abbiano cercato di ostacolarmi.
E qua non preoccupatevi, perché in Pokémon Scarlatto e Violetto gli Shiny non scompaiono sino a quando non cambiate la zona, e questo significa che se avete adocchiato lo Shiny e venite attaccati da un altro Pokémon, vi basta fare fuga e potrete continuare a cercare il vostro Pokémon cromatico. Ora catturate l'esemplare e voilà, ecco qui un bellissimo Rufflet Shiny, super bellino. E voi direte, abbiamo finito qua? Eh no, perché dal momento che questo Shiny è uscito così presto, ho deciso di continuare. Nulla vi impedisce, una volta catturato il primo Shiny, di continuare a sfruttare il potere del vostro panino e di continuare a girare per la zona in cerca di altri Shiny. E guardate un po' che cosa è capitato letteralmente un minuto dopo, un reset dopo aver incontrato il primo Rufflet. Secondo Rufflet Shiny. Questo è stato molto difficile da vedere, anche perché partiva in aria. Con i Pokémon volanti c'è questo problema, in generale con i Pokémon che fluttuano, che a volte possono raggiungere veramente alte quote e quindi diventare difficili da avvistare. Però state tranquilli, una volta avvistato lo seguite, vedrete che piano piano scenderà e a quel punto potrete incontrarlo e catturarlo. E questo è tutto. Fate due conti e vi renderete conto che dall'inizio alla fine di questo procedimento non è passata neanche mezz'ora. Parliamo quindi di un metodo efficiente al 100% e soprattutto veloce, che vi permetterà di ottenere davvero un sacco di Pokémon cromatici. E anticipo un'altra domanda che sicuramente vi sarà venuta guardando questo video: ma se non mi capita un Pokémon che mi piace nelle orde, come faccio? Perché come vi ho già detto, il sistema di orde va a giorni e quindi dovete aspettare che passino 24 ore prima che le orde vengano cambiate. Ragazzi, è presto detto. Cambiate l'orologio della Switch, fate andare avanti di un giorno o indietro di un giorno e potrete controllare le orde a vostro piacimento. Continuate a farlo sino a quando non vi capiterà l'orda del Pokémon che più preferite. E detto questo, e vi saluto con uno dei miei due Rufflet che si è evoluto in questo meraviglioso Bravery Blue, basta. Io spero di essere stata sufficientemente esaustiva, ho cercato di rendere questa guida il più semplice possibile e di mostrarvi i passaggi passo per passo proprio per non farvi sbagliare. Un'ultima cosa prima di concludere il video, mi raccomando, una volta trovato lo Shiny di vostro gusto, salvate! Salvate perché avete disattivato l'autosalvataggio e quindi rischiate di perderlo nel caso in cui non stiate attenti. Spero di esservi stata utile, fatemi sapere qua sotto nella sezione commenti quanti Shiny, quanti Pokémon cromatici siete riusciti a trovare. E da Jul e la sua gang di uccelli Shiny è tutto. Io vi saluto, buona fortuna e vi do appuntamento al prossimo video. Mua! Ciao!